Finale regionali CSI, si gioca per il titolo di campione dell'Umbria, calcio a 5. Di fronte ci sono la Viscreon di Foligno, campione fair play per quanto riguarda il loro campionato provinciale. Di contro c'è il Real Café Noir, che è la nostra rappresentante per la qualificazione tecnica. Oggi è il primo atto, oggi è la prima sfida che ci condurrà verso questo cammino. Girone A, 4 squadre, la vincente andrà nella finalissima di domani alle ore 17 dal New Formula di Perugia. Viscreon Foligno contro Real Café Noir per Terni. Un saluto a Marco Rompietti. Andiamoci a divertire, ragazzi, andiamoci a prendere questo titolo. Stentella si coordina al volo! Alessio Stentella fa già 1-0. Il Real Café Noir è avanti dopo 2 minuti di gioco con un gran gol di Alessio Stentella, che apre così le marcature con questo piazzato che va a battere il portiere. Vantaggio del Real Café Noir, siamo avanti. Un pallone sulla propria metà campo, Eroli avanza, se la porta sul destro, Eroli a tu per tu col portiere, Eroli! Assegno anche in terra perugina, Andrea Eroli, il bomber, fa 2-0 per il Real Café Noir. Partenza sprint della squadra maglia bianconera, che riesce con una gran giocata del proprio puntero a segnare la rete del 2-0, è un super Real Café Noir in questo avvio. Prova ancora Sticraxi ad avanzare, attenzione a questa bella giocata, c'è il pallone allargato il numero 13, appena entrato la mette sul secondo palo, la conclusione è il numero 9 e accorcia le distanze la Sticraxi. Sono pronti a chiamare il time out i giocatori del Real Café Noir. Tanto c'è questo cross in mezzo, la deviazione di Rocconi, poi De Santis in qualche modo sul palo, attenzione verso Rocconi che la riesce a allungare per Contessa. Contessa conclude sul fondo da buona posizione, che chance in due tempi. Attenzione, vai a tutto il portiere, regala palla a Eroli. E se gli dai questi palloni, gli dai questi regali, lui non sbaglia mai. Andrea Eroli segna il gol del 3-1, ci riporta al doppio vantaggio. Andiamo al time out così con questa soddisfazione del gol di Eroli, che sottoporta è letale come al solito. Avanza Eroli, attenzione numero 9, Eroli conclude, Eroli sempre ineguagliabile. Andrea Eroli ha trovato lo spazio per poter andare a concludere e ha calciato un sinistro violentissimo sotto la traversa. Gran gol di Andrea Eroli, il terzo della sua partita, il quarto per il Café Noir. Occhio a questo pallone dietro per la conclusione, numero 13. Intanto Eroli riparte in contattacco, Eroli va a servire Contessa. Controviede fantastico e se Eroli non segna va a illuminare l'assist per Contessa, 5-1. È un finale primo tempo show per il Real Café Noir. Assegna anche Contessa nel 5-1 che sembra indirizzare la partita. È stato un primo tempo che abbiamo visto un po' di tutto, dopo tanta sofferenza il Real Café Noir è riuscito fuori dalla distanza, 5-1. Attenzione a quanto vede ora del Sticraxi, va la conclusione De Santis. Pallone dentro, Eroli per Stentella che la piazza meravigliosamente sull'assist, ancora una volta manca a dirlo, di Andrea Eroli. Fa 6-1 il Real Café Noir. Ora è un Real Café Noir show. Stentella la piazza, ancora doppietta per lui. Termina qui il primo tempo, siamo avanti 6-1, stiamo giocando bene, il Real Café Noir sta conducendo contro Sticraxi. Conclusione col mancino, c'è la parata di Santis, è arrivato del gol. Accorcia le distanze Sticraxi, diretta, c'è il calcio d'angolo per il gol di Stentella. Ancora Alessio Stentella che esulta con noi, 7-2 da calcio d'angolo. Sornione, Stentella riesce a imbucarsi e con un piattone perfetto la manda sotto la traversa, imparabile, 7-2 della squadra foligniata che va al piazzato vincente con il gol. 8-3, accorcia ancora le distanze lo Sticraxi. Intanto c'è questa conclusione sul palo clamoroso, la ribattuta termina fuori. Da qui abbastanza ben indottrinata. Intanto c'è questo diagonale, c'è il gol. Ecco, ho parlato, 8-4. So Contessa che si impegna, serve ancora Stentella che riesce a passare. Stentella va col destro piazzato! Alessio Stentella trova ancora lui la via del gol. 9-4, nel momento del bisogno Stentella carica i suoi e segna un gol importante perché insomma sì, serviva anche dare un segnale alla partita dopo un momento di sbandamento. Considerate. E intanto c'è ancora il gol di Stentella sull'assist di Rocconi. Real Café Noir fa 10 con Alessio Stentella. Che partita di Stentella, ragazzi, sotto porta implacabile, 10-4, partita in cassaforte. Antis che va a lanciare, ma finisce qui. La spuntano i ragazzi del Real Café Noir che vincono la prima sfida. Si torna in campo oggi pomeriggio per cercare di andare a 6 punti e cercare di prendersi questa finale.